Pollo, che da giovane voleva essere scultore e non pittore, e ha trasferito quasi sicuramente questa sua voglia di agire direttamente sulla materia, di trasformare la materia, dalla scultura alla pittura. Infatti la sua è una pittura performativa, potremmo dire. Stende la tela sul pavimento e, girando intorno a questa tela, lascia gocciolare il colore direttamente dal tubetto oppure con un bastone, sempre con gesti molto, molto ponderati e calcolati. Altri elementi di contiguità, di dialogo con Michelangelo, di cui quest'anno si celebrano i 450 anni dalla morte, sono sicuramente i disegni arrivati eccezionalmente in prestito dal Metropolitan Museum di New York. E qui ci rendiamo subito conto dell'ossessione, del bisogno di Pollock di confrontarsi con la pittura, la grande arte del Buonarroti. Sono disegni che reinventano, reinterpretano i nudi della Sistina e addirittura l'Adamo della creazione.